Trapani, controlli antidroga dei carabinieri, un 29enne arrestato e sequestrata droga. Manzara, emergenza loculi al cimitero, il sindaco requisisce temporaneamente quelli vuoti. Manzara, gli studenti del liceo Adria a Ballatore donano un pannello in ceramica al comune. Aeroporto, la Eges lavora per nuove rotte ed è per lo scalo trapanese Vincenzo Florio. Calcio, si disputa domenica la finale di Coppa Italia che vede impegnata il calcio femminile Marsala. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. Controlli della Guardia di Finanza al porto di Palermo. Sono state sequestrate sigarette di contrabbando e anche una tartaruga di specie protetta. Due persone sono state denunciate il servizio. I finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano di Palermo e i funzionari dell'ufficio delle dogane, nel corso di controlli svolti nell'area extra Schengen del porto palermitano in concomitanza allo sbarco dei mezzi e dei passeggeri della nave proveniente da Tunisi, hanno sequestrato un esemplare di tartaruga di specie protetta ed oltre una tonnellata e mezzo di tabacchi lavorati esteri nascosti in una autovettura. La tartaruga è stata trovata in una scatola di cartone per scarpe. Per la detenzione la normativa impone il possesso di una specifica documentazione nonché la posizione del microchip. Privo di qualsiasi documento e considerato lo stato in cui l'esemplare è stato rinvenuto, l'animale è stato sottoposto a sequestro e trasferito in custodia in un'apposita riserva. Il responsabile è stato segnalato in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Le sigarette di contrabbando invece erano occultate all'interno dei sedili e di un vano portaoggetti di un automezzo, nonché all'interno delle maniche di un giubbotto. Il passeggero è stato segnalato all'autorità giudiziaria. La notte del 23 settembre 2014 avvenne il tragico naufragio della motopesca Tre Fratelli che si inabissò a largo delle coste di Petrosino. Un bilancio drammatico con la morte di Pietro Di Marco e due dispersi, Vito e Daniele Di Marco. Riuscirono a salvarsi Baldo Giacalone e Giancarlo Esposto. A dare l'allarme di quanto stava accadendo un pescatore che si trovava su un altro natante, Giuseppe Pipitone, che finì sotto processo per mancato soccorso ai naufraghi. Ebbene, per Giuseppe Pipitone è arrivata ora l'assoluzione anche nel secondo grado di giudizio. Prosegue serrata l'attività di controllo sul territorio disposta dall'amministrazione comunale di Erice, cioè grazie all'utilizzo di moderni sistemi di videosorveglianza da poco acquistati, dotate di telecamere OCR per il riconoscimento caratteri. La Polizia Municipale nei giorni scorsi ha individuato diversi trasgressori che verranno sanzionati per abbandono indiscriminato di rifiuti in luoghi non autorizzati. Nelle prossime ore saranno operative anche delle guardie ambientali che monitoreranno alcune zone del territorio per individuare eventuali trasgressori anche nelle ore notturne. Un 29enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Trapani nel corso di alcuni controlli antidroga. Sono state anche eseguite delle perquisizioni ed è stata sequestrata della droga. I particolari nel servizio. Nella mattinata di ieri i carabinieri della compagnia di Trapani hanno tratto in arresto il 29enne Daniele Campo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio coordinato finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della sezione di Erice e della sezione operativa di Trapani hanno notato un insolito via vai di persone, giovani per lo più, i quali senza valigie né borsoni entravano ed uscivano da un B&B con soste di pochi minuti. Dopo aver notato che le persone entravano ed uscivano dalla stessa camera, hanno deciso di svolgere altri controlli. Fatto l'accesso all'interno della camera, dopo aver identificato l'arrestato, hanno eseguito delle perquisizioni che hanno permesso così di rinvenire circa 16 grammi di cocaina all'interno di un comodino di cui parte già suddivisa in dosi ed ancora un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma contante di euro 700 presumibile provento dell'attività di spaccio. Daniele Campo è stato quindi tratto in arresto ed al termine delle formalità di rito posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per oggi, così come disposto dall'autorità giudiziaria.
e nel corso dello stesso servizio straordinario i carabinieri hanno eseguito molteplici perquisizioni, sempre coadiuvati dal nucleo cinofili dell'arma, durante le quali hanno rinvenuto altri 100 grammi di cocaina pura di un unico pezzo, 6,60 grammi di crack suddiviso in 25 dosi, 37 grammi di hashish in 31 dosi, 12 grammi di cocaina in 38 dosi, un panetto di hashish del peso di 50 grammi ed un bilancino di precisione abilmente nascosto in un casco da moto all'interno di un sottoscala in disuso di un condominio nel quartiere San Giuliano di Erice. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro in attesa di essere distrutto. Lunedì alle 9.30 presso l'Aula Magna del Polo Universitario di Trapani si terrà l'incontro sul tema La cultura strumento di lotta contro la mafia. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Anti-Racket e Anti-Usura di Trapani nel contesto del progetto Educhiamo alla Legalità. È prevista anche la presentazione del libro Arancio e Rosse, racconto dialogo tra un magistrato e una studentessa che nasce da una riflessione sull'attuale scenario politico-istituzionale, dalla volontà di costruire un dialogo aperto con i giovani su un fenomeno particolarmente complesso e difficile, qual è l'intreccio dei rapporti tra mafia, politica e società civile. L'Istituto Comprensivo Borsellino Aiello di Mazara si è classificato al primo posto nel concorso Premio Nazionale Scuola Digitale promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione. Gli alunni della scuola primaria del Plesso Poggio Reale, grazie al progetto Erasmus Passeggiare nella nostra cultura di origine, utilizzando tecnologie di realtà virtuale, realtà aumentate e alle unità didattiche di tecnologie innovative realizzate per la sua implementazione, presentate ai partner dell'Erasmus, hanno realizzato una documentazione video del lavoro svolto. Il video dal titolo Mazara del virtuale ha superato la prima qualificazione ed è stato poi giudicato degno del primo premio. Il liceo Adria Ballatore di Mazara ha donato questa mattina un pannello in ceramica al comune mazarese. Il pannello realizzato dagli studenti è stato posto tra le vie Plebiscito e del Carmine. Sentiamo. In quanti avete lavorato alla realizzazione di questo pannello? La classe 4B del liceo scientifico ha lavorato per la realizzazione di questo pannello e siamo 16 studenti. Quanto tempo ci è voluto per realizzarlo? Ci abbiamo messo 3 giorni, abbiamo sfruttato la didattica creativa e appunto abbiamo portato a termine la realizzazione di questo pannello grazie anche alla coordinazione di professoresse quali la Cunzolo e la Sciortino. Che cosa racconta questo pannello? Allora, diciamo che racconta la storia di Mazara, i punti salienti di Mazara, qual è appunto la pesca e anche il turismo. La realizzazione di questo pannello rientra nell'ambito di un laboratorio realizzato dal liceo Adria Ballatore? Sì, questo pannello decorativo è stato realizzato dagli studenti del liceo durante la settimana della scienza, 17, 18 e 19 dicembre. In questa occasione sono stati organizzati diversi laboratori tematici da tutti i docenti e studenti, affrontando le tematiche dell'Agenda ONU 2030. In particolar modo, tutti i docenti di disegno e storia dell'arte del liceo hanno organizzato un laboratorio artistico volto alla rappresentazione e alla realizzazione di questo pannello in ceramica che rappresenta le tradizioni, la cultura e la vocazione artigiana e commerciale della città di Mazara del Vallo. Quest'opera è stata realizzata da ben 31 studenti del nostro liceo. 31 studenti, quindi ognuno ha lavorato praticamente ad una o due mattonelle. Il risultato finale, quando abbiamo riassemblato tutta l'opera, è stato superiore alle nostre aspettative, perché l'opera sembrava realizzata da un'unica mano. Quindi per noi quest'opera ha un significato molto importante, perché rappresenta la bellezza e l'amore, la bellezza della forza creativa dei nostri giovani e l'amore, perché, l'amore per la nostra città, l'amore per il nostro lavoro, perché quest'opera è frutto della collaborazione tra studenti e docenti. Quindi abbiamo voluto donare quest'opera all'amministrazione comunale e a tutta la comunità cittadina proprio come messaggio di speranza. Quindi ringraziamo tutta il comune e l'amministrazione per aver dialogato in maniera attiva con l'istituzione scolastica. Sindaco, questo momento di festa con gli studenti del liceo Adria Ballatore con la donazione di questo pannello. Come vedete è un pannello bellissimo, quello che sorprende è che è stato fatto a 31 mani, mi dicono,
ma sembra in realtà l'opera di un unico artista. Davvero emerge un lavoro di squadra e una sinergia. Complimenti agli studenti, complimenti agli insegnanti che hanno guidato questi ragazzi, e noi siamo ben felici di accogliere questo dono e di averlo sistemato in uno degli angoli più importanti di Mazara. Un lavoro di squadra, quello realizzato dagli studenti e dai docenti del liceo Adria Ballatore. Quest'opera di ceramica è nata in un laboratorio artistico in sinergia tra docenti e studenti, delle terze, quarte e quinte classi. E durante la settimana, come avevo detto prima, della scienza, è una settimana dedicata alla creatività, dove i ragazzi sono addirittura loro i promotori del progetto, realizzano, lo mettono in atto con i docenti e poi alla fine escono, diciamo, capolavori come questi. Quindi non soltanto una cultura umanistica, letteraria, ma anche, diciamo, pittorica, coreutico musicale, cioè i nostri giovani sono aperti a tutto. Noi abbiamo seguito i lavori sia dall'inizio, sia all'inizio che poi alla fine. È stato veramente bellissimo vedere questo capolavoro crescere giorno dopo giorno. Appunto, questi 31 ragazzi si sono impegnati giornalmente per questa settimana per realizzare quest'opera. Veramente frutto dell'amore, dell'entusiasmo, perché l'entusiasmo loro si vedeva crescere giorno dopo giorno. Averlo donato alla cittadinanza di Mazara del Vallo, vedere che il signor sindaco e tutta la giunta comunale lo ha accettato come donazione, veramente i ragazzi non potevano essere più felici, come docenti e anche io sinceramente come dirigente. Di San Vitolo Capo, il consigliere comunale Andrea Spada entra a far parte dell'esecutivo del sindaco Giuseppe Peraino, subentrando a Silvia Campo, che nei giorni scorsi si era dimessa per motivi personali. Questa mattina al comune il neo assessore Spada ha prestato giuramento davanti al sindaco e al segretario generale. Presenti alla cerimonia anche gli altri componenti della giunta, gli assessori Francesca De Luca, Franco Valenza e Nino Ciulla. Il sindaco di Mazara Salvatore Quinci ha firmato un'ordinanza per superare le difficoltà nel servizio di sepoltura delle salme a Mazara. Sentiamo. È emergenza loculi al cimitero comunale di Mazara del Vallo, una situazione in atto da tempo e più volte segnalata dal responsabile del servizio, una carenza che rischia seriamente di mandare all'aria il regolare servizio di sepoltura delle salme. Ecco perché, per ovviare a tale stato di cose, il sindaco Salvatore Quinci, con propria ordinanza, ha dato mandato allo stesso responsabile del servizio cimiteriale di requisire provvisoriamente i loculi vuoti attualmente disponibili all'interno del Campo Santo. Una decisione drastica per cercare di superare l'emergenza, in attesa che venga completata l'estumulazione già programmata nei reparti 12 e 13 del cimitero. Dunque, in virtù di tale ordinanza sindacale, verranno requisiti i loculi vuoti a partire dai reparti 1, 2 e 3 e, se ci fosse bisogno, anche con i reparti del nuovo cimitero. Gli oneri saranno a carico dei familiari del defunto da seppellire, con l'annesso obbligo di acquisto del loculo definitivo non appena sarà disponibile. Il loculo vuoto, requisito temporaneamente, verrà successivamente restituito ai legittimi concessionari con oneri a carico del Comune. Parliamo adesso dell'aeroporto di Trapani. Il presidente dell'AirJS Salvatore Ombra è stato a Milano per alcuni incontri per lo sviluppo dello scalo Florio. Il servizio. Il presidente dell'AirJS Salvatore Ombra ha incontrato a Milano il direttore dello sviluppo rotte di Ryanair, che ha confermato di volere continuare a investire sullo scalo trapanese. Ombra poi ha incontrato i responsabili di Sky Alps, nuova compagnia aerea, che hanno reso nota la partenza di due voli per Trapani entro l'estate, già dei primi di giugno, ed esattamente il Trapani Bolzano e il Trapani Roma. Confermate per ora con Ryanair Bologna e Bergamo. Ce ne saranno anche delle altre a partire dall'inverno, ma non sono state ancora ufficializzate, si legge in una nota dell'AirJS. Esprimo grande soddisfazione per il proficuo risultato nell'ottica di aumentare l'offerta dal nostro aeroporto, ha commentato il presidente Ombra. Le nuove rotte con Sky Alps sono frutto di un lungo periodo di interlocuzioni e di un'ottima trattativa.
Abbiamo avuto, aggiunge, un incontro estremamente positivo di diplomazia e apertura anche con Ryanair, in cui è stato tracciato il percorso da seguire con la conferma da parte del vettore irlandese di voler continuare a investire per il futuro su Trapani già a partire dalla stagione invernale, con un incremento forte di traffico nella summer 2021. Saverina Salerno sarà l'ospite d'onore del Carnevale di Petrosino 2020, lo ha reso noto il Comune. La cantante, icona degli anni Ottanta in Italia e in Europa, reduce dalla recente conduzione del Festival di Sanremo con Amadeus, sarà la protagonista dello show Carnival in programma domenica 23 febbraio a partire dalle 21 sul palco che verrà allestito in via Giacomo Licari. Ed ora allo sport. Domenica si terrà allo stadio Matranga di Castellammare alle 18 la finale di Coppa Italia che vedrà le ragazze del calcio femminile Marsala impegnate contro il Monreale. Sentiamo. Domenica ci aspettiamo una bellissima partita, il Monreale è un degnissimo avversario. Noi non abbiamo nulla da perdere perché la prima sconfitta contro di loro l'abbiamo già rimediata, quindi siamo abbastanza preparati. A parte gli scherzi, la squadra è carica, dovremmo riuscire a dare tutto quello che abbiamo, come al solito, come le mie ragazze sanno fare. E, ci aspettiamo un vastissimo pubblico, la partita sarà con le presenze di tantissime autorità, sia federali che sportive. Per il resto possiamo aspettarci solo ed esclusivamente un gran gioco. Le ragazze sono contente di disputare finalmente una finale. D'altra parte sono 4 anni che questo gruppo cresce insieme, con l'aggiunta di qualche altra, di qualche ragazza nuova che comunque si è integrata benissimo. E siamo felici. E a proposito di sport, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con lo Sport in TV. Grazie per averci seguito, arrivederci.